Si è conclusa con un incontro al Politecnico di Milano la terza edizione di Fattore J, il progetto di Fondazione Mondo Digitale Janssen Italia per sensibilizzare ragazzi e ragazze delle scuole superiori di tutta Italia sull'importanza di una corretta informazione scientifica e sulla scelta di comportamenti responsabili per il benessere e la salute di tutti. Ne parliamo con Mirta Michilli, direttrice generale di Fondazione Mondo Digitale. Dottoressa Michilli, ci può tracciare un bilancio di Fattore J? Beh, Fattore J è un progetto bellissimo realizzato dalla Fondazione Mondo Digitale con il supporto in partnership con Janssen Italia. È un progetto che ha lavorato in questi 3 anni con oltre 26.000 giovani e ne abbiamo raggiunti oltre 200.000. Li abbiamo accompagnati a riconoscere le informazioni vere da quelle false in ambito scientifico, ad aver fiducia nella scienza, nei risultati della ricerca scientifica. Imparare ad avere un comportamento corretto, no? Anche la prevenzione in termini di salute, a partire dagli adolescenti, che è molto importante. E poi li abbiamo accompagnati anche a immaginare di parlare ai propri coetanei sui successi della scienza, della ricerca, per cui oggi promuoviamo anche questo contest creativo. Ecco, il team di Fattore J ha condotto una ricerca. Che cosa ne pensano i giovani della ricerca scientifica? I giovani hanno molta fiducia nella scienza, però sono poco consapevoli delle conquiste fatte in ambito della ricerca medica, soprattutto in ambito di scienze della vita. Adesso, dopo la pandemia, no? Dopo la pandemia, dopo la guerra, c'è una tendenza, anche il 56esimo rapporto Censis, che evidenzia come tendenzialmente gli italiani, no? Sono diventati più passivi e i giovani tendono a rinchiudersi un po' in se stessi. Ecco, con Fattore J li abbiamo stimolati a diventare protagonisti della crescita e della definizione del proprio futuro, partendo proprio dalla fiducia nella scienza, nella ricerca, dalle conquiste che ha fatto l'uomo, proprio per proiettare innanzitutto se stessi verso un mondo migliore, un mondo più in salute per tutti. Si sono svolte le premiazioni del contest di Fattore J Salute per il futuro. Che tipologie di progetti sono stati premiati? Beh, hanno vinto, innanzitutto il contest era un contest di comunicazione. I ragazzi sono stati sfidati a ideare, no, dei podcast, dei video, dei piccoli spot per comunicare ai propri coetanei, ad adolescenti come loro, i conquisti della scienza, le sfide in ambito medico-scientifico e anche le conquiste, no, fatte soprattutto nel settore delle scienze della vita, ma anche l'importanza di un corretto comportamento. L'importanza della prevenzione. Ecco, i ragazzi hanno parlato ad altri coetanei sulle conquiste scientifiche.